Segnale News. Ancora buongiorno dalla redazione di Per Te Online, le notizie dall'Italia e dal mondo, chiari segni di percosse e torture. Questo il primo risultato dell'autopsia effettuato sul corpo di Giulio Regeni, il giovane italiano di 25 anni scomparso al Cairo, il cui corpo è stato ritrovato in un fossato. A causare la morte sarebbe stato un violento colpo alla testa. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo una nota rilasciata dal Quirinale, auspica che attraverso la piena collaborazione delle autorità giudiziarie sia fatta rapidamente piena luce sulla preoccupante dinamica degli avvenimenti, consentendo di assicurare alla giustizia i responsabili di un crimine così efferato che non può rimanere impunito. Ancora la cronaca dall'estero. 3 cittadini algerini sono stati arrestati dalla polizia tedesca, tutto nell'ambito di una vasta operazione che ha visto coinvolte centinaia di agenti sulle tracce di una cellula. Secondo gli inquirenti, una cellula che potrebbe avere dei contatti con lo Stato islamico e con il sospetto che stesse preparando un attentato proprio a Berlino. Torniamo in Italia. Somme di denaro indebitamente spese a carico del bilancio della regione Campania. Con questa ipotesi di reato, la Guardia di Finanza di Napoli da questa mattina sta notificando numerosi provvedimenti giudiziari emessi dalla Corte dei Conti del capoluogo campano. Nel mirino degli inquirenti ci sono dirigenti di aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie. Per tutti l'accusa è di danno erariale. Ancora la cronaca, una triste storia di abbandono arriva dalla capitale, ma con un risvolto sorprendente. La storia di due sorelle che vivevano abbandonate nel più totale degrado nel loro appartamento del quartiere San Giovanni a Roma. La più anziana delle due è morta a causa delle conseguenze di una caduta. I soccorritori, nel loro intervento all'interno dell'abitazione, hanno scoperto che le due sorelle custodivano oltre 200.000 euro in contanti e vari oggetti preziosi. La pagina dello sport. Sono costati cari alla Lazio i fischi razzisti nei confronti delle giocate del calciatore del Napoli, Koulibaly. La curva nord dell'Olimpico sarà chiusa per 2 turni. La società biancoceleste è stata multata anche con 50.000 euro. Ancora le notizie dal mondo dello sport. Ho notizie purtroppo non buone sullo stato di salute di Michael Schumacher. A parlare è l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. Schumacher, proseguito triste, Montezemolo è stato un grandissimo pilota, con lui abbiamo condiviso un lungo tratto di vita umana e professionale, ma la vita a volte è davvero strana. E per concludere ancora una triste notizia che riguarda il mondo della musica. A 74 anni è morto Maurice White, leader degli Earth, Wind & Fire, che aveva fondato alla fine degli anni 60 e con i quali, pensate, aveva venduto oltre 90 milioni di album, aveva vinto 6 Grammy Awards e un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. Era questa l'ultima notizia, noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora. Segnale News.